perché non solo perché alla fine delle relazioni in genere l'attenzione è maggiore che all'inizio, e nemmeno perché le questioni della morte sono molto più serie della riforma dei superiori, con tutto il rispetto della legge Aprea, eccetera, ma perché hanno colpito due cose. Intanto la morte, perché abbiamo parlato con Mimmo, non è tanto quello, abbiamo parlato in pizzeria, Mimmo c'ha un sacco di problemi fisici, no? E i medici gli hanno detto, c'è meno male che c'hai il cuore forte, devi è morto di infarto. E questo ovviamente ci ha colpito, perché nessuno, non è una malattia mortale, che lo limitava. Ma nonostante lo limitasse alla manifestazione, quella sull'acqua, non ha voluto sapere di montare sul carro, camminava a fatica, eccetera, eccetera. Però tra le due cose non c'era nessuna connessione. La seconda cosa che abbiamo tutti visto è un'incredibile unanimità sulla figura di Mimmo. Io, ma sono 43 anni, faccio quello, ho avuto un sacco di gente, un sacco di compagni. Io non mi ricordo un caso così in cui tutti, nessuno ha detto sì, però, oppure, certo, che però, no, cosa che capiterebbe, perché. Ma anche per me capiterebbe, ovvio, no? Ma ognuno di noi lo sa che ci capiterebbe, no? Dai, mo' facciamo, adesso. Non ti grattare, cioè, voglio dire, ti aspetti che qualcuno qualche obiezione la faccia. Su Mimmo, devo dire, come dire, l'amore, no? Che lui dava, gli è ritornato tutto. E anche l'altra cosa, l'energia. Ora, fisicamente non stava messo bene, però l'energia veniva da un'altra cosa, veniva da dentro, no? E non era nemmeno un'energia individuale. Io vedo Mimmo staccato da quello che faceva, magari non ce l'avrebbe avuta. L'energia era nell'impresa che faceva. Cioè lui era totalmente dentro quello che faceva, era dentro, lui si sentiva parte di un collettivo, ed era, non è che ci sentiva, ma ci stava tutto dentro, non c'era un'altra vita. La sua vita era quella roba lì, lottare per cambiare il mondo insieme a noi, insieme ai Comas. Prima che ha fatto, non è che ha cominciato a fare i Comas, ma era totalmente identificato, cioè era l'organizzazione che lui voleva trovare da anni, da decenni. Era l'organizzazione pulita, onesta, che non si vendeva, che non inseguiva, che non si scindeva, che non faceva casini. E questo gli faceva dare tutto. Ora questo però ci deve far riflettere su quello che è la nostra responsabilità. Io penso che il gruppo dirigente PD andrebbe fucilato per un milione di euro, se uno fa l'elenco, però ce n'è uno che secondo me, io non sono mai stato in piccina, sono sempre sul cazzo, ci ho fatto sempre ammazzate. Però per il PC è morta un sacco di gente, cioè non per il PC, per gli ideali rappresentati dal comunismo italiano e internazionale, a livello internazionale sono morte milioni di persone, a livello italiano molte sono morte, altre non sono morte, ma hanno dato tutto, e c'è un gruppo di gente che decide scientificamente di buttare nella pattumiera e nella merda tutti gli ideali, gli sforzi, le cose che milioni di persone hanno fatto per l'opposto. Ora, una cosa del genere è di una tale gravità che dovendo fare l'ordine dei crimini, a me mi pare il crimine del giorno. Cioè, tu hai utilizzato l'energia di milioni di persone che andavano in un'altra direzione per metterti su quel cazzo di piedistallo dove stai adesso, per quel cazzo di posto che hai, per quel cazzo di ruolo di schifo che hai, e hai venduto tutte quelle anime. Le hai proprio vendute. Ora, io non ci credo ad altre vite, e quindi non sto a dire ci vede dall'anima, penso che non ci vede da nessuna parte. L'unica cosa che mi vedo un po' come Salvatore Pérez, che anche lui è morto, anche se probabilmente è stato meno conosciuto a livello nazionale, perché ha fatto un'attività politica molto più in Sicilia, diciamo così, meno espansa a livello nazionale. L'unica loro possibilità di immortalità sta perché stanno nelle teste nostre in quello che facciamo, questa è l'immortalità, ma è l'immortalità, noi stiamo parlando di noi, no, però stiamo parlando come se fosse vivo. E quindi noi ci abbiamo il lascito, non solo loro, ma di tutti quelli che hanno dato energie, e la vita, non è che ha dato la vita direttamente per questo, ma ha
vissuto per questo. E noi ce l'abbiamo in mano, non possiamo minimamente buttare questa roba in eccesso. Siamo, gli dobbiamo garantire una forma di mortalità, la cosa vale per tutti noi. Cioè questa impresa non è un'impresa commerciale come va a e noi siamo gli unici garanti. Chi sono i garanti della storia di Cuba? A me una cosa ha fatto incazzare e non potevo venire per una comunità, ma se avessi io non ci sarei. L'idea che lui non è stato requisito per alcune volte la sua storia, è stato portato in chiesa. Non mi voglio fare la battuta sui codici pedofili, lasciamo per dico, è stato portato in una chiesa a fare una cosa che è l'opposto di tutto quello che ha mai lui pensato. È stato violentato da morto e trascinato lì dentro a fare una cosa grottesca che se l'avesse venuto a vedere avrebbe dato fuoco a tutti quelli che ce l'hanno portato. Allora, no, cazzo, le strutture familiari sono quelle che sono, lasciamo perdere. Però, ripeto, noi questo dovere ce l'abbiamo, verso tutti i nostri. Chi ha creduto in questa cosa continua a vivere perché noi ci siamo e questi ideali vanno avanti. Altrimenti noi potremmo anche continuare, ma se noi rinnegassimo quello che abbiamo fatto fino adesso, noi li avremmo buttati nella spazzatura, sarebbero morti di più. Questo è il libro del mio, che mi sta particolarmente caro, anche per Salvatore, anche se l'ho visto molto meno, ci ho lavorato molto meno, poi dico che tutti quelli sono purtroppo tanti, no? Che ci hanno lasciato. Ecco, questa cosa non ce la dimentichiamo mai, perché noi, mio, sta qua dentro e sta in questa impresa. Invece in questa impresa c'è un altro.